Yolanda Zip. Hello everyone, rieccomi tornata con un nuovo video. Ebbene ragazzi, oggi sono tornata con un video recensione slime da un nuovo shop italiano. E oggi recensisco gli slime che ho comprato, ovviamente, da questa ragazza che si chiama Grape Slime. Allora, io adesso non ricordo quali sono gli slime che ho ordinato. Sicuramente lei mi avrà messo degli extra, questo sicuramente, ma adesso non mi ricordo, mia dea. È perché è passato un po' di tempo. Allora, prima di tutto, prima degli slime, partiamo con gli extra che lei mi ha messo. Ah no, ha scritto vicino extra, ok, perfetto. Allora, mi ha mandato questo squishy molto molto carino, che praticamente è una calamita. Poi, oh mio Dio, cioè questi sono fantastici, sono delle foglie tutte colorate, magari ci posso fare uno slime. Poi come extra questi cuoricini, che sono sempre molto utili, infatti mi mancano sempre a me i cuoricini. Poi queste palline tipo pom pom. Poi due caramelle, buonissimo, questo sicuramente lo mangerò. È un cuoricino di cioccolato della Lindt. Poi mi ha mandato il bigliettino, che praticamente mi ha scritto che è felice che io abbia comprato gli slime da lei. No, la posta, a proposito, lei me l'ha spedito comunque in un pacco. Io ho tolto gli slime dentro per comodità e guardate quanto sono sigillati, cioè 10 più per la spedizione, complimenti. È arrivato dopo una settimana. Allora, io adesso, per velocizzare, vado prima ad aprire tutti gli slime, li apro tutti, li scarto e poi li apriamo insieme. Oh mio Dio, tipo ci ho visto 30.000 anni per aprirli, però ci siamo. Allora, voglio andare a dividere appunto gli extra dai miei slime. Se non mi sbaglio, questi sono tutti gli slime che io ho comprato. No, sono questi tutti gli slime che io ho comprato. Quindi andiamo ad aprire prima questi. Allora, quello che voglio andare ad aprire prima è questo qua, e si chiama Unicorns Bubblegum. Oh mio Dio, allora sentiamo il profumo. Allora, il profumo è buono, si sente che probabilmente hai messo la schiuma da barba. Wow. Allora, lo slime è molto molto morbido, era anche molto glossy all'inizio, molto scoppiettante. Ho messo all'interno le palline colorate, per l'appunto, è molto morbido al tatto. Se non siete abituati probabilmente a toccare gli slime, sarà per voi un pochino appiccicoso forse, però molto molto bello, cioè sembra quasi un sembra quasi uno yogurt, molto scoppiettante, molto morbido e clicky. Comunque il mio voto per questo slime è un bellissimo 10. Volevo provare uno slime trasparente. Questo Sunset Shades, che bei nomi! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Questo rosso, non so, voi dalla telecamera lo vedete rosso, ma in realtà va anche un po' nel rosato, con questi glitter tutti iridescenti, non so se si vedono, ed è morbidissimo, bellissimo! Wow! Ed era anche molto trasparente, molto bello, soprattutto anche il nome, il colore e proprio lo slime di per sé. È fatto proprio bene, guardate. Veramente molto molto bello, sei molto brava con la gola trasparente anche. Apriamo questo che è il Lemon Taffy. Wow, che poi questi slime ovviamente li ho scelti io. Allora, allora, forse questo è un pochino appiccicoso, infatti mi si appiccica un po' alle mani, ma non temevo, perché adesso andiamo ad aggiustare. Andiamo a mettere un po' di acido borico all'interno della, dello slime. No problema. Allora, qua avrei messo sicuramente della schiuma da barba, sicuramente, perché lo sento il profumo della schiuma da barba. Allora, lo slime praticamente si è aggiustato. Ho dovuto mettere anche io un pizzico di schiuma da barba perché si era un pochino più indurito. Però adesso lo slime è a dir poco perfetto. Non so se si sente, ma è davvero molto scoppiettante. Ricorda sì una caramella Laffy Taffy. Io lo slime Taffy lo faccio in maniera diversa. Vedo che molti di voi lo fanno, non so come lo fate, scrivetemi nei commenti come fate lo slime Laffy Taffy. Comunque è veramente molto molto bello e molto elastico. Vado ad aprire questo, che è il Candy Corn Crunch. Questo è bellissimo. Allora, anche questo no, non sa di niente. Comunque sei top con gli slime trasparenti tu, eh. Cioè, raga, guardate. Oddio, quanto è bello questo. Oh mio Dio, che bello.
bello questo slime! Come l'altro, come il sunset. Oddio, è bellissimo. Mi ricorda la caramella candy corn, americana. Che non so se la sapete, ma è quella caramella che gli americani che vendono quando è Halloween, praticamente. Appunto, che dovrebbe ricordare una pannocchia, in realtà. Allora, molto bello, elastico e morbido. Lo slime era molto trasparente. Si vede che ci sto giocando una vita. Comunque, il mio voto per questo è un bellissimo 10. Hai messo anche il glitter all'interno. Ci sta e mi piace veramente tantissimo. Comunque, vi lascio la sua pagina sotto in descrizione. Allora, l'ultimo che io ho comprato si chiama Mermaid Slime ed eccolo qua, guardate che bello, guardate che meraviglia, comunque sei bravissima con gli slime trasparenti. Cioè ragazzi, guardate che bello, raga, guardate, mamma mia, fantastico. Comunque anche per me questo voto è 10, mi hai conquistata con gli slime trasparenti che sono veramente la vita, cioè sei proprio brava. Allora, poi c'è questo che si chiama Sweet Cream. Sweet Cream, oh, wow, penso sia fatto con la clay. Questo è un tipo di slime che io già lo so che quando poi ci giocate tantissimo, questo è un tipo di slime che si gonfia, è molto arioso, che oh mio Dio lo amo, cioè ragazzi, oh mamma mia, cioè guardate qua quanto si spalma, complimenti, anche questo è fantastico, cioè guardate qua che meraviglia. Anche per me questo slime è 10 più. Oh mamma mia, sei proprio bravissima. Sono curiosa di questo che si chiama Sweet Slushy. Wow. Vediamo. Allora. Oh mamma mia. Allora, è molto compatto come tipo di slime. Sembra tipo quello che fanno le americane. Guardate. Molto bello, ma allo stesso tempo molto molto elastico. Anche questo no, non ha profumazione. Ma tu sei proprio brava comunque con la colla trasparente. Dimmi che colla usi. Ma tutti mi dicono, oh, la primo. Tutti mi stanno dicendo che usate la primo. Oh mio Dio. Perché voi probabilmente siete fortunati, perché la trovate probabilmente nei negozietti dei cinesini. Io invece no, la devo comprare su Amazon e costa sempre un botto. Vabbè. Comunque 10 più anche a questo, cioè. Ma di cosa stiamo parlando? L'ultimo con la colla vinilica invece, che si chiama Flowers Mix. Ed è un extra, anche quella là, anche quello là dello slushy era un extra. Vediamo, spero che non si sia sciolto. Comunque, e questo slime qua con la colla vinilica. Allora aspettate, vediamo un po' se riesco a toglierlo, un po' appiccicoso, ma no. Che buon profumo! Che buon profumo, sa di fiori, tipo. Allora, vado a mettere proprio un zinzinino, più poco mi bagno la mano. Di acido borico, perché è giusto leggermente appiccicoso. Anche io quando per esempio spedisco gli slime e a voi arrivano appiccicosi, mi raccomando ragazzi, usate l'acido borico che io metto in dotazione, perché altrimenti il vostro non potrebbe funzionare. Comunque è veramente molto 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 bello. Comunque i tuoi pezzi forti sono, direi, gli slime con la colla trasparente. Sei veramente top, cioè veramente bravissima con gli slime con la colla trasparente. Oh mio Dio. Comunque questo è bellissimo. Di cosa stiamo veramente parlando? Veramente fenomenale. Complimenti vivissimi. Dopo aver messo l'acido borico, lo slime non è più, ma proprio un pizzico, perché vedete, io mi sono bagnata la mano, ho fatto così e adesso lo slime è a dir poco perfetto. Era molto glossy, è molto scoppiettante e anche molto clicky, nonostante ci siano comunque le palline. Veramente molto molto bello e anche molto cremoso, molto molto cremoso. Vedete quanto è creamy il mio slime di Grape Slime. Comunque, niente ragazzi, cioè io sono veramente sconvolta da questa review, perché cioè è bellissimo, cioè veramente sei stata molto molto brava, bravissima, molto molto brava, bravissima. Grazie mille ancora per tutti gli extra che mi hai mandato, lo squish è veramente molto buccioso. Grazie mille, i tuoi slime sono veramente bellissimi, sei top player con gli slime trasparenti, cioè top, bravissima. Ma anche questo qua, cioè la creamy, wow. Comunque tutti mi sono piaciuti bellissimi.
Bravissima, voto 10 più, ve la consiglio. Allora, con questo è tutto, io spero davvero che questo video vi sia piaciuto. Lasciatemi un bellissimo pollice in su se volete vedere altri video di recensione. Mi raccomando, arriviamo ad 8000 like per una prossima recensione. Non vi preoccupate che io comprerò da altri shop. Io preferisco comprare, non che voi me li mandiate, ma che io compri dai vostri shop. L'ho detto tante volte. Va bene. Io vi voglio bene, iscrivetevi, attivate la campanella, vi mando un forte bacio, un abbraccio. E noi come sempre ci vediamo domani alle ore 14:30 e più tardi alle 18 con un nuovissimo video.